Cari fratelli e sorelle, un giorno, in questa penultima domenica dell'anno liturgico, il Vangelo ci presenta la celebre parabola dei talenti. Fa parte del discorso di Gesù sugli ultimi tempi, che precede immediatamente la sua passione, morte e resurrezione. La parabola, noi l'abbiamo sentita, racconta di un ricco signore che deve partire e prevedendo una lunga assenza affida ai suoi beni a tre dei suoi servi. Al primo affida 5 talenti, al secondo 2 e al terzo 1. Gesù specifica che la distribuzione è fatta secondo le capacità di ciascuno. Così fa il Signore con tutti noi, ci conosce bene, sa che non siamo uguali e non vuole privilegiare nessuno a scapito degli altri, ma affida a ciascuno un capitale commisurato alle capacità. Durante l'assenza del padrone, i primi 2 servi si danno molto da fare, sino al punto di raddoppiare la somma loro affidata. Non così il terzo servo, il quale nasconde il talento in una buca per evitare i rischi, lo lascia lì al riparo dei ladri, ma senza farlo fruttare. Arriva il momento del ritorno del padrone, il quale chiama i servi al rendiconto. I primi 2 presentano un buon frutto del loro impegno, hanno lavorato e il padrone li loda, li ricompensa e li invita a partecipare alla sua festa, alla sua gioia. Il terzo, invece, accorgendosi di essere in defetto, comincia subito a giustificarsi, dicendo: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Si difende della sua pigrizia accusando il padrone di essere duro. È un'abitudine che noi anche abbiamo. Noi ci difendiamo tante volte accusando gli altri, ma loro non hanno colpa. La colpa è nostra. Il difetto è nostro. E questo servo accusa gli altri, accusa il padrone per giustificarsi. Anche noi tante volte facciamo lo stesso. Allora il padrone lo rimprovera, lo chiama servo malgiaggio e pigro, gli fa togliere il talento e lo fa gettare fuori dalla sua casa. Questa parabola vale per tutti, ma come sempre in particolare per i cristiani. Anche oggi ha tanta attualità, oggi che è la giornata dei poveri, dove la Chiesa ci dice ai cristiani: tendi la mano al povero, tende la tua mano al povero. Non sei solo nella vita, c'è gente che ha bisogno di te. Non essere egoista, tende la mano al povero. Tutti abbiamo ricevuto di Dio un patrimonio come esseri umani, una ricchezza umana, qualsiasi fosse. E come discepolo di Cristo, anche abbiamo ricevuto la fede, il Vangelo, lo Spirito Santo, i sacramenti e tante altre cose. Questi doni bisogna utilizzarli per operare il bene. Per operare il bene in questa vita, come servizio a Dio e dei fratelli. E oggi la Chiesa ci dice, utilizza quello che ti ha dato Dio e guarda i poveri. Guarda, ne sono tanti, anche nelle nostre città. Nel centro della nostra città ci sono tanti. Fate il bene.
Noi alle volte pensiamo che essere cristiani è non fare del male. E non fare del male è buono, ma non fare del bene non è buono. Noi dobbiamo fare del bene, uscire da noi stessi e guardare coloro che hanno più bisogno. C'è tanta fame anche nel cuore delle nostre città. E tante volte noi entriamo in quella logica dell'indifferenza. Il povero è lì, guardiamo da un'altra parte. Tendi tu mano al povero. È Cristo. Sì, alcuni dicono, ma questi preti, questi vescovi che parlano dei poveri, noi vogliamo che ci parlino della vita eterna. Guarda, fratello e sorella, i poveri sono al centro del Vangelo. E Gesù ci ha insegnato a parlare ai poveri. È Gesù che è venuto per i poveri. Tende tu mano al povero. Hai ricevuto tante cose e tu lasci che tuo fratello, la tua sorella, muoia di fame? Cari fratelli e sorelle, ognuno dica nel suo cuore questo che Gesù ci dice oggi, ripeta nel suo cuore, tendi tu mano al povero. E ci dice un'altra cosa Gesù, sai, il povero sono io. Gesù ci dice questo, il povero sono io. La Vergine Maria, che ha ricevuto un grande dono, Gesù stesso, ma non lo ha tenuto per sé, l'ha dato al mondo e al suo popolo. Impariamo da lei a tendere la mano ai poveri. Angelus Domini nunciabit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meios et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona ei, Domine. Lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono vicino con la preghiera alle popolazioni delle Filippine che soffrono a causa delle distruzioni e soprattutto delle inondazioni provocate da un forte tifone. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie più povere
ed esposte a questa calamità e il mio sostegno a quanti si prodigano per soccorrerle. Il mio pensiero va poi alla Costa d'Avorio, che celebra oggi la Giornata Nazionale della Pace, in un contesto di tensioni sociali e politiche che purtroppo hanno provocato numerose vittime. Mi unisco alla preghiera per ottenere dal Signore il dono della concordia nazionale ed esordo tutti i figli e le figlie di quel caro paese a collaborare responsabilmente per la riconciliazione e una convivenza serena. Incoraggio in particolare i diversi attori politici a ristabilire un clima di fiducia reciproca e di dialogo nella ricerca di soluzioni giuste che tutelino e promuovano il bene comune. Ieri, in una struttura ospedaliera in Romania, dove erano ricoverati vari pazienti colpiti dal coronavirus, è scoppiato un incendio che ha provocato alcune vittime. Esprimo la mia vicinanza e prego per loro, preghiamo per loro. E saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini provenienti di vari paesi. Non dimenticatevi oggi che suona nel nostro cuore quella voce della Chiesa: tendi tu mano al povero, perché sai, il povero è Cristo. Mi rallegro in particolare per la presenza del coro dei Voci Bianchi di Hessel, Germania. Grazie per i vostri cantici. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.